Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Or son venuto là, dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento erano dannati peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. Poscia che ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Io cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più oppresso a noi e tu allor li priega per quell'uomo Archimena ed ei verranno. Sittosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tigniemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poca hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udir e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Paolo Malatesta e Francesca da Rimini in vita furono cognati ed amanti. Francesca era infatti sposata con Gianciotto, fratello di Paolo, artefice della loro morte successivamente alla scoperta del tradimento. Francesca spiega al poeta come tutto accade. Leggendo il libro che narrava l'amore tra Lancilotto e Ginevra, i due liberarono la loro passione in un bacio culminante della loro reciproca attrazione, a lungo tenuta nascosta. I personaggi di Paolo e Francesca appartengono non solo alla letteratura, ma anche alla storia. Infatti, corrispondono alle persone storiche di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, realmente vissute nel corso del Medioevo. Famiglie, una di Ravenna, da Polenta, e la famiglia dei Malatesta di Rimini sono stati tra i più importanti protagonisti della Romagna e dopo una serie di conflitti hanno deciso di allearsi. Il patto è stato suggellato dal matrimonio della giovane Francesca da Polenta col figlio maggiore dei Malatesta, Gianciotto, brutto e zoppo. Per ottenere il matrimonio della ragazza, la tradizione, che risale a Giovanni Boccaccio, vuole che il consenso sia stato ottenuto tramite delega e che il procuratore per il matrimonio di Francesca fosse niente meno che il fratello di Gianciotto, Paolo Malatesta. Francesca si innamorò di lui, credendo fosse lui il marito che avrebbe sposato. Francesca da Rimini era figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, e di una nobile appartenente alla famiglia Fontana, forse di nome Francesca e discendente dal Alighiero, che da Ferrara si rifugiò nella città romagnola. Paolo Malatesta, detto il Bello, è stato un nobile italiano, figlio terzogenito di Malatesta da Verucchio, il dantesco Mastin Vecchio, e della prima moglie Concordia de Pandolfini. Fu il capostipite del ramo de Malatesta. Di quell'udir che a parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace co' seguaci suoi. Amor, che il cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta. Il modo ancora m'offende. Amor, che nulla modo amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende che a vita ci spense.
Queste parole da loro ci fuor porte. Le tre terzine dantesche raccontano, secondo l'ampia trattatistica del tempo, i momenti salienti della vicenda d'amore e della perdizione eterna di Paolo e Francesca. A parlare con il poeta è sempre la donna, ma, a contrappunto delle parole di Francesca, c'è il pianto silenzioso di Paolo, che completa l'effetto unitario del narrare come colui che piange e dice. La prima terzina rende quindi conto del sentimento di Paolo, che a causa della sua gentilezza d'animo e della bellezza della cognata non può non provare un sentimento d'amore. La seconda terzina invece rende conto del sentimento di Francesca. La reciprocità dell'amore è un altro dei temi fondamentali dell'amor cortese. Gli ultimi versi rendono conto del tragico epilogo di questa vicenda. Francesca, con dolcezza composta e dolente, racconta il momento del peccato, il più riflessivo ed insieme determinante della sua vita. Come all'interno di questa vicenda il bacio si colloca in una posizione di tramite, di galeotto, quasi di vero protagonista e responsabile, si individua anche come tema ricorrente nell'arte figurativa generale, in opere rinomate e iconiche come il bacio di Klimt, Le amanti di Magritte e il bacio di Hayez. Questa magnifica scena del quinto canto dell'Inferno dantesco addirittura genererà in Dante un dubbio irrisolto, dato dal contrasto tra uomo cristiano qual era, che lo porta a supportare la decisione divina di collocare i due amanti nel cerchio infernale dei lussuriosi, e la sua posizione da poeta cortese, che ascoltando la storia dei due amanti non può che provarne pietà, provocando in lui un conflitto interiore, così grande da portarlo allo svenimento. Sarà anche fonte di ispirazione per innumerevoli e sublimi opere pittoriche, la prima delle quali nel XIV secolo all'interno del Codice Gradenico, conservato nella Biblioteca Gambalunghiana di Rimini. Nel 1400 Priamo della Quercia rappresenterà tre diversi momenti nella stessa icona: la richiesta di Dante e Virgilio di parlare con le anime, il dialogo tra Virgilio e Francesca e lo svenimento di Dante. Seguito da Giuseppe Cades, Michele San Giorgi, Vitale Sala, Henri Schaffer e Cabanel. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancellotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso. La bocca mi basciò tutto tremante, galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante.